George! George! Ehi, evviva! Salve! Ti presento Dora. Piacere, Dora. Questa è quella famosa Celestine di cui ti ho parlato. Quale onore fare la sua conoscenza. Andiamo un po' a terra. Senta, perché si occupa esclusivamente di moda? Il cinema non la interessa, per esempio? Per me il cinema è l'argomento più importante della vita. Conosco i divi e le dive come me stessa. So tutto sulla loro vita privata, come se li conoscessi personalmente. Fin da bambina ho sempre sognato di fare l'attrice, ma niente da fare, papà non me lo ha mai permesso. L'attore che rappresenta il mio ideale è affascinante, Steve McQueen. Non è un maschio ideale, io me lo sento persino ad occhi aperti. Lei che ne pensa? Scusate se vi abbandono un momento, ma devo andare. Ci vediamo più tardi. Va bene, a più tardi. Naturalmente mi interessano anche le attrici, perché mi fanno pensare a come vorrei essere io stessa. Sono un po' i modelli della mia vita. Naturalmente. Vedo che noi due abbiamo molti sentimenti in comune. Sono molto lusingata di queste parole. Pronto? Buongiorno. Sono il suo umile chauffeur. Ah, Mr. Dallas. Buongiorno. È tutto il giorno che sta chiusa nella sua stanza. Non si sente bene? No, tutt'altro. Dovevo sbrigare della corrispondenza. Ha finito il suo lavoro? Perché non viene un po' alla spiaggia? Non mi sento di uscire. E poi è quasi l'ora di andare a pranzo. Allora potremmo pranzare insieme. Che gliene pare? Dove? Dove? In albergo, naturalmente. Al ristorante. Non so che dire. Gliene sarei profondamente grato. Va bene. Sì, tra poco sarò giù. Mi dia solo qualche minuto. Meraviglioso. Aspetterò quanto vorrà. Vittoria.